Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Lo scopo questa volta è quello di cercare di imparare il Nya Kwon Kwien. Il Nya Kwon Kwien è il secondo Kwien che si impara nel programma di Vovinam dopo il Khoi Kwien. Da programma ufficiale è per il grado di cintura blu primo cap, ovvero si impara tendenzialmente all'interno del secondo anno di pratica. Il Nya Kwon Kwien si divide in 5 settori. Il Kwien significa la porta dell'iniziazione e quindi andrà a presentare tutto ciò che è il programma dei fondamentali del Vovinam. I 5 settori che andremo a vedere sono in pratica le tecniche di taglio, Chem, le tecniche di pugno, Dan, le tecniche di parata, Ga, le tecniche di gomito, Jo, e infine le tecniche di calcio, Da. Questo Kwien lo possiamo imparare proprio diviso in 5 parti, perché al termine di ogni settore il Kwien torna sempre al centro dal punto di inizio. In questo modo diventa più facile impararlo per parti. Noi ogni volta faremo appunto, avremo 5 video, questo è il primo che andrò a presentare, e avremo 5 video dove vedrete appunto questi 5 settori del Nya Kwon Kwien. Bene, iniziamo con la parte dei tagli. Dopo aver eseguito il saluto e appunto il saluto del Kwien stesso, si inizia con la sequenza dei tagli che è esattamente quella che si impara di programma. Quindi si andrà a iniziare con il Chem Mot. Si avanza Dean Tan sinistro, Chem Mot destro. Si avanza ancora Dean Tan destro, Chem Mot sinistro. Dopodiché si indietreggia per spostarsi a sinistra ed è sempre in questa occasione gamba sinistra, quindi Dean Tan sinistro e Chem Hai destro. Si va dalla parte opposta, Dean Tan destro, Chem Hai sinistro. Si torna sul centro, si fa un passo indietro e ci si porta in Dean Tan destro eseguendo i due Chem Ba, prima il destro e poi il sinistro. Si termina aprendo il Chunbin Tan eseguendo il Chem Bon a due mani. Dopodiché si richiama e si torna al centro. Abbiamo terminato la prima parte del Nya Kwon Kwien. Ora potete imparare e ripassare il vostro Kwien. La cosa migliore è sempre prendere la parte di ogni singolo Kwien e ripeterlo più volte. Una volta che l'avrete ripetuto bene ogni settore, potrete unire il Kwien. In questo momento, se avete imparato questa parte dei tagli, vi chiedo di fare un filmato e inviarmelo. In questo modo potrò visionare il vostro Kwien e vedere se lo avete imparato.